della teoria dello Stato, che sappiamo tutti benissimo essere uno dei maggiori contributi di Lenin al marxismo, l'introduzione della terra franco. Iniziamo con circa 5 minuti di ritardo, quindi saremo molto serrati sui tempi, non ci saranno pause durante la discussione, mi dispiace dirlo così, vi chiedo, per le ragioni che dicevo prima, di iniziare a segnare da subito nel caso già siate pronti a fare interventi. E se siamo tutti pronti, lascerei la parola a Franco. Okay. Allora, uno dei maggiori contributi di Lenin al marxismo è proprio sulla teoria dello Stato, e fortunatamente la sua elaborazione è anche condensata in un unico testo che è Stato e Rivoluzione. Lenin ha scritto molto altro, è tornato più volte sull'argomento dello Stato, ma in questo libro voi trovate tutti i fondamentali. E proprio per questo Stato e Rivoluzione è un testo base, è un super classico, è una lettura imprescindibile, dovrebbe stare nella lista delle letture di ciascun compagno, dovrebbe essere tra i primissimi libri da leggersi. E anche chi l'ha già riletto, se ogni tanto gli dà una rinfrescata, è cosa buona per rinverdire la memoria. Per noi la teoria è una guida all'azione, e niente simboleggia questo meglio di questo libro, perché, come accennava anche stamattina Alessandro, Lenin scrive questo libro nel 1917, nel pieno della rivoluzione russa, quando lo scontro tra la classe lavoratrice e lo Stato borghese è nel vivo. E nelle giornate di luglio del 1917 c'era stata una battuta d'arresto della rivoluzione, c'era stata una sconfitta parziale, e Lenin aveva dovuto darsi alla macchia per evitare di essere arrestato. E lui cosa fa? Mentre si dà alla macchia per non essere arrestato, scrive un libro sulla teoria dello Stato. Ritorna sui fondamentali. E di questo ricordatevi quando magari un compagno dice: no, ma io sai, c'ho un sacco di cose da fare, non c'ho tempo di dedicarmi alla teoria. Ecco, Lenin, mentre appunto era in esilio, che si nascondeva dalle forze dell'ordine, trova il tempo per scrivere un libro sulla teoria dello Stato. E nella prefazione Lenin scrive, dice: l'atteggiamento verso lo Stato non è solo importante dal punto di vista teorico, ma ha un'importanza politica pratica di scottante attualità. E in effetti, mentre lo scrive, i bolscevichi conquistano la maggioranza nei principali soviet, a Mosca, a Pietrogrado e nelle altre principali città, e si creano così le condizioni per l'insurrezione dell'ottobre. E infatti il libro è incompleto. Doveva esserci un ultimo capitolo sullo Stato e le rivoluzioni del 1905 e del 1917, quel capitolo non è mai stato scritto. Perché c'è questo post-scritto, dove Lenin dice: purtroppo, causa la vigilia dell'ottobre, ho dovuto interrompere la scrittura. Dopodiché dice: è più piacevole e più utile fare l'esperienza di una rivoluzione che non scrivere su di essa. E quindi è andato e ha fatto quello che doveva. Ora, noi non siamo in una situazione oggi, per adesso, in una situazione rivoluzionaria come quella in cui si trovava Lenin, ma la questione dello Stato rimane di vitale importanza anche per noi. Perché? Perché non si può elaborare uno straccio di politica rivoluzionaria senza avere una posizione corretta sulla questione dello Stato. E questo lo spiega Lenin. Cito: la lotta per sottrarre le masse lavoratrici all'influenza della borghesia è impossibile senza una lotta contro i pregiudizi opportunisti riguardo lo Stato. Questo vale ancora oggi. Questo libro, Stato e Rivoluzione, come tutte le opere di letteratura rivoluzionaria, è una polemica. I rivoluzionari non scrivono su quello che gli sembra interessante, ma polemizzano con le altre tendenze del movimento operaio, per orientare correttamente il proprio partito, per orientare gli attivisti, per orientare la classe lavoratrice nel suo insieme. E da qui lo stile anche di Lenin, uno stile conciso, essenziale, incisivo, la chiarezza innanzitutto,
ribadire i concetti anche più volte, andare all'essenziale, non lasciare spazio al minimo dubbio. Questo è lo stile che utilizza Lenin, perché serve per orientare il partito nei tumultuosi eventi di quell'epoca. E come dicevo, una polemica. Con chi polemizza Lenin? Con la socialdemocrazia, con la Seconda Internazionale e in particolar modo con il suo principale teorico, Kautsky, che è stato citato anche stamattina. Kautsky e gli altri dirigenti della Seconda Internazionale a parole si richiamavano al marxismo. Era tutto un fiorire di citazioni, di riferimenti a Marx, ad Engels, ma nei fatti avevano sviluppato una posizione opportunista e in particolare una posizione opportunista proprio sulla questione dello Stato. C'era una certa reticenza ad affrontare in maniera seria l'argomento dello Stato. Perché? Perché in particolar modo la socialdemocrazia tedesca, i riformisti dell'epoca, avevano goduto di un lungo periodo di sviluppo legale, pacifico, e la socialdemocrazia aveva creato una grande struttura, un partito di massa, sindacati ancora più grandi, case editrici, quotidiani, librerie, avevano una grande struttura. Ma anche per via di tutto questo si erano istituzionalizzati, si erano adattati al capitalismo. E questo si esprimeva anche in una posizione di accettazione dello Stato borghese. Quindi si difendeva la rivoluzione a parole, ma la si negava nei fatti. E Lenin scrive, dice, il marxismo era stato sottoposto a un certo trattamento. Se ne smussa la punta, si svuota di contenuto, lo si priva della sua anima rivoluzionaria, si mette in primo piano ciò che è accettabile per la borghesia. E questo processo l'abbiamo visto più volte, lo vediamo ancora oggi. Parlavamo stamattina dei marxisti accademici, anche loro fanno questo. Prendono dei pezzi, qua e là, della teoria marxista, ma li privano di tutta la loro carica rivoluzionaria, li inseriscono in un quadro accettabile per la classe dominante e peraltro sono ben remunerati perché hanno le loro cattedre, hanno il loro bel posticino all'interno dell'establishment. Lenin, di fronte a questo, vuole fare chiarezza. Vuole riarmare politicamente il partito bolscevico in primo luogo, ma il movimento socialista internazionale, con una posizione rivoluzionaria corretta sulla questione dello Stato, proprio nel momento in cui lo scontro con lo Stato si fa sempre più vicino, non solo in Russia. E per farlo riparte dai classici, da quello che hanno scritto Marx ed Engels, per ristabilire qual era il vero pensiero originario dei fondatori del marxismo contro le deformazioni opportuniste di Kautsky e degli altri dirigenti socialdemocratici. Da dove parte? Parte da Engels, parte dall'origine della famiglia, cioè l'origine dello Stato. E la prima cosa che si spiega è che lo Stato non è sempre esistito. Anzi, a dirla tutta, per la grossa parte della storia dell'umanità, gli esseri umani hanno vissuto senza uno Stato. Era in epoca preistorica, era l'epoca del comunismo primitivo, in cui non esisteva nessuno Stato. C'erano queste comunità di cacciatori, di raccoglitori, in cui tutti contribuivano a recuperare il cibo e poi lo distribuivano all'interno della comunità stessa. Questa non era una situazione ideale. C'era una grande scarsità e a malapena si recuperava quello di cui sopravvivere ed era una lotta costante, durissima contro la natura. Ma proprio per via di questa scarsità, tutte le poche risorse disponibili erano consumate immediatamente. Non c'era un surplus di cui appropriarsi e quindi non c'erano differenze sociali, non c'erano gerarchie. Possiamo vedere l'esempio degli indiani d'America. Gli indiani d'America non avevano Stato, non avevano polizia, non c'erano giudici, re, nobili. C'erano comunità ugualitarie che vivevano di quello che la natura aveva da offrire. Non c'erano soldati. Quando c'era da fare la guerra con qualcuno ci andavano tutti giovani in grado di combattere e si sceglieva il guerriero più forte come capo temporaneo. Le decisioni le prendevano il consiglio degli anziani della tribù, del villaggio, e questa era la situazione che esisteva.
La situazione cambia quando, grazie allo sviluppo delle forze produttive, e in particolar modo con lo sviluppo dell'agricoltura e del allevamento, e la situazione economica cambia. A quel punto sì che si crea un surplus di prodotti e comincia una lotta per accaparrarselo. E solo a quel punto comincia a svilupparsi una classe di proprietari, cominciano a crearsi delle classi sociali differenziate. Ed è solo a questo punto che vediamo crearsi le prime forme statali. Nascono le prime caste di sacerdoti, di guerrieri, di scriba, di quello che volete, che si elevano al di sopra della società. E quindi la conclusione a cui giunge Engels è che lo Stato è un prodotto della società giunta ad un certo grado di sviluppo, sorge assieme alla società di classe e sorge in qualche modo per impedire che le classi in conflitto tra loro non si distruggano a vicenda. E qua di solito viene fatta un'obiezione. E dice, va bene, esistono le classi sociali. Va bene, esiste anche lo Stato, siccome esistono le classi sociali si sviluppa anche lo Stato. Ma lo Stato è un organismo neutrale che consente di conciliare le classi tra di loro. Ed Engels dice no, lo Stato non è un organo di conciliazione tra le classi, ma è il prodotto degli antagonismi inconciliabili tra le classi. Se quegli antagonismi fossero conciliabili, non ci sarebbe bisogno dello Stato. E questo lo possiamo capire in che senso gli interessi delle classi sono inconciliabili. Prendiamo la società capitalista. La borghesia è proprietaria dei mezzi di produzione e i proletari no. E proprio perché non sono proprietari dei mezzi di produzione, devono vendere la loro forza lavoro per poter sopravvivere. E la borghesia trae la sua ricchezza dal plusvalore estratto dallo sfruttamento della classe operaia. Non ha altre fonti di arricchimento. E quindi questo non può essere in nessun modo conciliato. Poi gli operai possono essere trattati peggio o essere trattati meglio, possono essere pagati poco o essere pagati tanto, possono essere precari o garantiti, però sia l'operaio del Bangladesh che lavora 14 ore, sia l'operaio svedese che fa la settimana corta di 4, sono pur vivendo condizioni differenti, sono ugualmente degli schiavi salariati, che sono privi dei mezzi di produzione e che quindi se vogliono sopravvivere devono vendere la loro forza lavoro a un capitalista in cambio di un salario. Questo. E proprio perché questi antagonismi non sono conciliabili, inevitabilmente lo Stato ha una natura di classe, non è neutrale. E come spiega Engels, di norma è lo Stato della classe economicamente dominante, che così diventa anche politicamente dominante. Quindi lo Stato è l'organo del dominio di classe, è l'organo dell'oppressione di una classe sull'altra. Lo Stato mantiene l'ordine non nel senso che è un organo super partes che si bilancia, ma crea un ordine che legalizza, che consolida l'oppressione di classe. Quando si dice che lo Stato modera il conflitto tra le classi, non è perché le concilia, ma è perché sottrae alla classe oppressa gli strumenti di lotta, i mezzi di resistenza, in modo da tenerla soggiogata, in modo da impedirle di ribellarsi. Engels descrive anche le caratteristiche dello Stato. Definisce lo Stato una forza repressiva particolare, particolare nel senso che si distacca dal resto della società e si contrappone invece alla organizzazione armata autonoma della popolazione. E qual è il principio di questo? È che le masse, le classi oppresse, devono essere lasciate disarmate, non devono avere appunto gli strumenti, i mezzi di resistenza, gli strumenti per potersi ribellare. E infatti ogni ordinamento legislativo costituzionale prevede che il monopolio della forza, il monopolio della violenza, sia nelle mani delle cosiddette forze dell'ordine. E Lenin fa una metafora, dice una frase famosa per sintetizzare: lo Stato consiste di distaccamenti speciali di uomini armati, in particolar modo l'esercito e la polizia attraverso le quali tiene soggiogata la classe oppressa.
Qua anche qui viene fatta di solito un'obiezione che dice: vabbè, ma non c'è solo l'esercito e la polizia, c'è anche i giudici, c'è anche tutto il sistema amministrativo e quant'altro. Però in realtà tutto, anche tutto il resto si fonda sulla forza pubblica. Perché se un giudice fa la sentenza e non c'è la forza pubblica per applicarla quella sentenza, serve a poco. Cioè, tu sei condannato ad andare 3 anni in prigione, ci voglio andare, che fai? Allora arrivano i carabinieri e mi portano. Questo è. E quando c'è uno scontro decisivo, un'insurrezione, una rivoluzione, una guerra civile, un colpo di Stato, quello che vuoi, è quello che conta alla fine. Non chi c'ha più giudici, non chi c'ha più amministratori, non chi c'ha più consiglieri comunali, conta chi c'ha uomini armati disposti a difendere un certo regime. E questo è l'aspetto chiave. E, peraltro, nello Stato borghese vediamo una chiara tendenza, cioè la forza repressiva particolare di cui parla Engels tende a diventare sempre più pesante, sempre più articolata, sempre più complessa. Perché? Perché la grande borghesia è una piccola minoranza all'interno della società, mentre la classe lavoratrice è la grande maggioranza. E non c'è solo la classe operaia, ci sono anche altri settori sociali, come la piccola borghesia, il sottoproletariato, che anche loro sono oppressi dalla classe dominante. E peraltro noi sappiamo che le disuguaglianze sociali sono sempre più marcate, cioè la minoranza più ricca è sempre più ricca, ma è anche sempre più ristretta, mentre la maggioranza si impoverisce. E dunque noi abbiamo una piccola minoranza che deve opprimere una grande maggioranza. E questo è molto complicato. E questo richiede una struttura molto complessa. E lo Stato in qualche modo diventa sempre più complesso, sempre più articolato, si pone sempre al di più, al di sopra della società, si estranea sempre di più dalla società. Già Lenin parla di uno Stato sempre più ipertrofico che minaccia di inghiottire la società intera. E per esempio lui cita gli Stati Uniti, dove nelle prime fasi del capitalismo c'era un potere pubblico molto debole. Negli Stati Uniti nell'Ottocento non c'era una casta militare, una burocrazia statale. Il paese del West con lo sceriffo, c'era uno, mettevano la stella, gli tu fai lo sceriffo. Era un potere pubblico debole. Però Lenin già nel 1917 dice che questa situazione è cambiata. Anche negli Stati Uniti si è formata una burocrazia statale che sta al pari della burocrazia amministrativa o militare che c'è nei paesi europei. E chissà che cosa direbbe Lenin se vedesse la situazione oggi. Perché dal 1907 a oggi lo Stato è diventato ancora più strutturato, ancora più pesante. Prendiamo proprio l'esempio degli Stati Uniti. Altro che Stato debole, che potere pubblico leggero. CIA, servizi segreti, FBI, Homeland Security, la DEA, la Polizia di Stato, la Polizia della Contea, gli sceriffi. Solo di agenzie di intelligence, negli Stati Uniti ci sono 17 diverse agenzie di intelligence. Questo è il livello di complessità a cui è arrivata e di oppressione a cui è arrivata la macchina statale nella nostra epoca. E, oltre a questo, oltre al ragionamento appunto sulla forza repressiva, c'è un altro aspetto chiave, che la natura di classe di uno Stato non cambia in base alle diverse forme politiche che può assumere. Se noi prendiamo la Germania nazista e la Repubblica Svizzera, sono due forme politiche estremamente differenti. Ma la natura di classe di questi due paesi è la stessa. È la borghesia ad essere la classe dominante, ad avere la proprietà dei mezzi di produzione e ad estrarre il plusvalore dalla classe lavoratrice. Ora, noi non è che siamo indifferenti alle diverse forme politiche che uno Stato borghese può assumere. Noi ci battiamo per i diritti democratici e una repubblica democratica è la forma migliore anche per la classe operaia. Perché? Perché le consente di sviluppare le proprie organizzazioni. Perché in una democrazia parlamentare borghese anche la classe operaia può organizzare i suoi sindacati, può organizzare i suoi partiti e questo è un enorme vantaggio. La lotta di classe la si può condurre in modo più aperto, più alla luce del sole e questo è importante. Ma questo non toglie che ogni regime borghese, anche il regime borghese più democratico, rimane sempre e comunque una dittatura di classe. Anzi, Lenin sostiene addirittura che la Repubblica Democratica Parlamentare è la forma ideale per la borghesia,
è la forma statale che assicura meglio il dominio della borghesia. Perché? Perché in una repubblica democratica possono cambiare i leader, possono cambiare i partiti, possono cambiare le maggioranze di governo, ma il dominio del capitale rimane intatto. In una dittatura personale, invece, spesso il destino del singolo dittatore rischia di andare assieme al destino del sistema nel suo complesso. E succede spesso che quando cade una dittatura militare non c'è solo la lotta per la democrazia, ma c'è anche la lotta per una trasformazione più radicale. E anche qui gli esempi sono tanti. Quando in Francia cade Napoleone III, poco dopo c'è la Comune di Parigi. Quando in Italia è caduto Mussolini, si è aperta in Italia una situazione rivoluzionaria che minacciava di travolgere non solo il fascismo, ma anche il sistema capitalista. Quando è caduto Franco in Spagna, c'è stata negli anni 70 una situazione rivoluzionaria. In Portogallo, quando è caduta la dittatura militare, si è aperta e abbiamo avuto la rivoluzione dei garofani. Quindi da questo punto di vista la Repubblica è tutto sommato democratica e uno strumento più affidabile per la borghesia. E questo, dopodiché, noi magari abbiamo letto sull'estremismo che è importante che i comunisti facciano anche un lavoro nei parlamenti borghesi, quando non c'è una situazione rivoluzionaria, è una tattica ai fini dell'agitazione, della propaganda, ma ciò non toglie che i comunisti devono sviluppare una critica di principio nei confronti del parlamentarismo borghese. E Lenin, in stato di rivoluzione, fa questa critica del parlamentarismo borghese e la fa in modo molto efficace. E spiega che il suffragio universale, a differenza di quello che dicono i riformisti, non può esprimere realmente la volontà della maggioranza dei lavoratori. Perché, come dicevamo prima, anche lo Stato borghese più democratico è comunque una dittatura della borghesia. E ci si limita, dice questa espressione, ci si limita a decidere ogni qualche anno quale membro della classe dominante debba opprimere, schiacciare la classe lavoratrice nel Parlamento. La democrazia borghese di fatto è una democrazia solo per una minoranza, è una democrazia solo per le classi possidenti, è una democrazia solo per i ricchi, un po' come nell'antica Grecia, dove c'era la democrazia dei proprietari di schiavi, i liberi cittadini di Atene che si riunivano in assemblea per deliberare, e poi c'erano gli schiavi che lavoravano al posto loro. E la democrazia borghese ha degli elementi di questo. Perché? Perché spiega che i salariati sono tagliati fuori dalla vita politica e sociale. Dice, i salariati sono totalmente soffocati dal bisogno per poter gestire la cosa pubblica. Il lavoratore deve lavorare tutto il giorno, poi deve andare a casa, c'è la cura domestica, i figli, gli anziani, le incombenze, tutte queste cose qui sono un fardello sul carico dei lavoratori, delle famiglie, dei lavoratori, delle donne in particolar modo, e questo impedisce loro di avere una vita politica, sociale piena, perché appunto sono soffocati dal bisogno. E poi costa, la democrazia costa. Questo lo dice già Lenin, le sale per le riunioni costano, pubblicare un giornale costa, avere un partito con dei funzionari, sono tutte cose che costano molto e noi lo sappiamo abbastanza bene perché dobbiamo affrontare questi costi. E noi lo vediamo, in certi paesi oramai è ufficiale che la politica è riservata, prendiamo la politica americana, cioè le campagne elettorali presidenziali costano miliardi di dollari. Nel congresso i membri sono in grossa parte sono milionari che possono sostenere quel tipo di spese. E anche dove esistono dei partiti operai di massa, si parla sempre di una piccola minoranza rispetto alla classe lavoratrice nel suo complesso. Qua fa l'esempio della Germania, dove c'era il Partito Socialdemocratico più forte, e dice sì, c'è 1 milione di iscritti, tanta roba, ma quanti sono i lavoratori in Germania? 15 milioni. E potremmo dire lo stesso del PC in Italia, anche dove c'erano partiti di massa, è sempre una minoranza. E c'è un altro aspetto decisivo. Nel parlamentarismo borghese non sono davvero i parlamentari eletti dal popolo a prendere le decisioni. Cito Lenin, il vero lavoro di Stato si compie tra le quinte, e sono i ministeri, le cancellerie, gli stati maggiori che lo compongono. Nei parlamenti non si fa che chiacchierare, non si fa che turlupinare il popolo.
In un altro passaggio si parla dei parlamenti come dei mulini di parole. E questa è una verità profonda, perché lo Stato non funziona in base agli eletti, ma funziona sulla base dei burocrati non eletti che occupano tutti i posti chiave all'interno delle amministrazioni. Pensate alla vostra vita quotidiana, a tutte le decisioni che vi riguardano, non le ha prese nessuno che è stato eletto, ma è tutta una casta di burocrati che non ha eletto nessuno, da il presidente in una scuola o il rettore in un'università, l'ordine pubblico, prefetti, questori, nessuno di questi è stato eletto. E poi ci abbiamo la magistratura, che è una casta, ci abbiamo l'esercito, che è un'altra casta, e c'ha dei begli elementi. Poi abbiamo la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, la Ragioneria di Stato, tutte queste, le consulte, tutte queste strutture è dove si prendono effettivamente, è dove funziona la macchina burocratica, e poi i parlamentari fanno le loro chiacchiere. E quindi noi abbiamo una macchina statale borghese che è legata con mille fili alla classe dominante, è impregnata di spirito borghese conservatore. È un apparato statale che è plasmato, formato fin dall'università e pure prima dell'università dalla classe dominante e si è formato e si è plasmato in questo modo per generazioni. E questo tipo di macchina statale non può servire gli interessi della classe lavoratrice. E questa può sembrare una cosa scontata, ma tutte le forze riformiste ci hanno sbattuto la faccia su questa cosa qui. In Italia è dal 2008 che non esiste più una sinistra degna di questo nome, che prende risultati importanti alle elezioni, che sta in Parlamento. Il motivo di questo è stato proprio l'istituzionalismo della sinistra italiana. Noi ai tempi facevamo una battaglia all'interno di Rifondazione, quando Rifondazione era un partito di massa, e si è completamente devastato su questo, per il suo istituzionalismo. Tu li sentivi parlare e dici, no, ma noi dobbiamo entrare nelle istituzioni, dobbiamo andare al governo, perché così entriamo nella stanza di bottoni. Poi entravano nella stanza di bottoni e capivano che non decidevano un cazzo. E anzi, si ritrovavano ad applicare le politiche della borghesia, perché appunto la macchina statale funzionava in un certo modo. Voglio fare questa riforma, non si può, non c'è la copertura finanziaria. Ah, vorrei fare quest'altra, c'è una decisione precedente che è vincolante. Ah, questo no, c'è un regolamento che lo impedisce. Cioè, ogni cosa è strutturata in modo tale da impedire di ottenere qualsiasi risultato significativo. E quindi mettere un ministro socialista a capo di un ministero composto di una burocrazia borghese, conservatrice, eccetera, non serve a nulla. Non è il ministro che disciplina la burocrazia, è la burocrazia che disciplina il ministro. E anche quando tutti questi ingranaggi non funzionano, c'è sempre la corruzione diretta. E come sapete, gli esponenti riformisti del movimento operaio non sono insensibili alla corruzione, come dimostra un ex segretario della Camera del Lavoro di Milano che è andato al Parlamento europeo e prendeva le valigie di soldi dal Qatar per dire che il Qatar, tutto sommato, era un paese niente male. Ma questo vale tutte le esperienze. I 5 Stelle, se volevano entrare nelle istituzioni, ribaltarle come era una gara, quando ci fu il crollo del ponte Morandi, adesso cancelliamo tutti i contratti con i Benetton, arriva il giudice e fa no, dovete pagare la penale. Allora non si può fare più. Perché ci sono le penali, ci sono gli iter procedurali, ci sono tutte queste cose che impediscono di applicare determinate riforme, determinate misure all'interno di questo ordinamento. E quindi l'esperienza di tutti i governi di sinistra all'interno del capitalismo, di tutti i governi riformisti, è esattamente questa, che l'azione si inceppa nelle macchine, nei meccanismi burocratici dello Stato. Marx ed Engels avevano tratto le conclusioni su questo carattere dello Stato borghese già dopo l'esperienza della Comune di Parigi. Marx ed Engels scrivono, dice, il manifesto del Partito Comunista dice, rimane tutto valido, è invecchiato qua e là. Che cosa si riferiscono quando dicono che è invecchiato qua e là? Dove si parlava genericamente della conquista del potere statale. E loro fanno una postilla, dice, non basta parlare di conquista del potere statale, ma specificano, la classe operaia non può impossessarsi puramente e semplicemente di una macchina statale già pronta e metterla in moto per i suoi propri fini.
E quindi che cosa intendono con questo? Che la classe operaia deve spezzare la vecchia macchina statale già pronta e crearne una nuova. Sostituire le vecchie istituzioni esistenti con nuove istituzioni basate su principi diversi. E di fatto la rivoluzione è impossibile senza la distruzione della vecchia macchina statale. E chi ha cercato di non tenere conto di questo, spesso e volentieri ha fatto una brutta fine. Ricorre quest'anno l'anniversario del 73 in Cile. Allende, uno che ha cercato di utilizzare lo Stato borghese per portare avanti gli interessi delle masse lavoratrici del Cile. Ed è finito che gli hanno fatto un colpo di Stato e hanno ammazzato lui, che vabbè, ma soprattutto hanno oppresso per decenni la classe operaia cilena. Ma non è solo il Cile del 73. Vogliamo andare sulle fatti recenti? Pedro Castillo in Perù. Questo neanche voleva fare qualche riformina. Neanche quello. La magistratura, il Parlamento, l'esercito, colpo di Stato, fine. È stato meno cruento, anche se è morta parecchia gente nelle mobilitazioni, ma anche lì è finita con una sconfitta. E questa, appunto, è la realtà della macchina statale borghese. Questo l'avevano già spiegato Marx ed Engels. Lenin riprende esattamente questo punto. Ora, se non possiamo utilizzare lo Stato borghese per portare avanti i nostri fini, una volta che l'abbiamo distrutto, con che cosa lo dobbiamo sostituire? Con uno Stato che abbia una natura di classe differente, uno Stato operaio. Che cos'è? All'inizio Marx non è che entri molto nei dettagli, si limita a una definizione generica. È il proletariato organizzato come classe dominante. Al momento in cui scrive non ha elementi per dire di più di questo, che già però non è poco. Il proletariato organizzato come classe dominante. E qua Marx fa una specifica. Dice, altri prima di me hanno già parlato della lotta di classe e altri accettano che nella società ci sia la lotta di classe. Non è questo l'aspetto rivoluzionario del marxismo. L'aspetto rivoluzionario è che la lotta di classe deve condurre alla dittatura del proletariato. Questo è l'aspetto rivoluzionario del marxismo. Qualcuno può dire, sì, c'è la lotta di classe, la vita è fatta a scale, cioè è accettato. No, cioè, la lotta di classe deve portare al potere dei lavoratori. E chiariamoci anche qui sul termine dittatura del proletariato. Perché non vuol dire che lo Stato operaio debba avere una forma politica dittatoriale, come sostengono gli stalinisti. Stalin c'ha ragione, l'ha detto Marx, ci vuole la dittatura. No, non è così. Con dittatura del proletariato, Marx si riferisce al carattere di classe del nuovo Stato, non alla sua forma politica. Perché, compagni, non è che la teoria marxista dello Stato si applica allo Stato schiavista, si applica allo Stato capitalista, allo Stato feudale e poi non si applica più allo Stato operaio. Si applica anche allo Stato operaio. Quindi cosa dice Engels? Che lo Stato è un organo del dominio di classe, dell'oppressione di una classe sull'altra. No? Lo Stato consolida l'oppressione di classe, priva la classe oppressa degli strumenti di lotta per tenerla soggiogata. E anche il regime più democratico, borghese, è sempre una dittatura della borghesia. Questo lo fa anche lo Stato operaio, solo che a classi invertite. La classe lavoratrice è diventata la classe dominante e usa l'apparato statale per schiacciare la resistenza della borghesia, per impedire alla borghesia di tornare al potere. E anche lo Stato operaio più democratico sarà comunque una dittatura della classe dominante, la classe lavoratrice, contro la borghesia che in quel momento deve essere repressa per impedire di tornare al potere. E come nello Stato borghese si decide quale rappresentante eleggere per schiacciare e tenere oppresso il proletariato, nello Stato operaio decideremo quali sono i migliori rappresentanti, i migliori partiti per tenere soggiogata la borghesia e impedirle di ritornare al potere, per combattere la controrivoluzione. La natura di classe dello Stato è questa e vale anche per lo Stato operaio. Dopodiché, lo Stato operaio non è esattamente uno Stato di classe come tutti gli altri. C'è una differenza sostanziale, e che cioè non è più una piccola minoranza che opprime una grande maggioranza, ma è il contrario. È la grande maggioranza della popolazione che opprime una piccola minoranza. E peraltro l'oppressione non serve a perpetuare lo sfruttamento, ma serve a porre fine
allo sfruttamento. E questo cambia tutto in maniera radicale. Se è una maggioranza che devo opprimere, se una ristretta minoranza devo opprimere una grande, è molto complicato, è molto difficile, ci vuole una struttura complicata. Se invece una grande maggioranza devo opprimerne una piccola minoranza, è molto più semplice. E non serve affatto un apparato statale elaborato come quello della borghesia. Anzi, in realtà non serve neanche uno Stato vero e proprio. Tanto che Lenin parla di un semistato. È sufficiente un semistato per opprimere una piccola minoranza. E che caratteristiche ha questo semistato? Marx non è che le inventa. Che dice, sai, si mette lì e dice, sai, io allora, o Lenin, si dice, come mi piacerebbe a me uno Stato, vediamo, dovrebbe... No, non le inventa, non le scopre, ma le osserva dall'esperienza concreta della lotta di classe. E qual è l'esperienza più avanzata della lotta di classe all'epoca di Marx? La Comune di Parigi, del 1871, la prima rivoluzione proletaria della storia. Gli operai prendono il potere, lo tengono solo per 2 mesi o poco più, prima di essere schiacciati nel sangue, ma Marx vede in quei 2 mesi le caratteristiche concrete che può assumere uno Stato operaio. Marx lo scrive, un tentativo pratico è più importante di centinaia di programmi e di ragionamenti. E Lenin lo loda per questo. Dice, Marx non fa la morale ai movimenti, dovevate fare così, dovevate fare cos'ha, dovevate aspettare, dovevate... No, Marx va a scuola dalla Comune per imparare una serie di cose e per dare dei dettagli. Lui aveva parlato di proletariato organizzato come classe dominante. E qua vede un'esperienza concreta che vale più di 1000 programmi e riprende da lì. Quali sono le caratteristiche della Comune di Parigi? Primo, la soppressione dell'esercito permanente e la sostituzione con il popolo armato. Quando parliamo del popolo armato non vuol dire il caos che andiamo tutti in giro con 4 pistole come in Texas e al semaforo ci spariamo addosso. Ecco, non è questo che si intende. Ma si intende che c'è l'organizzazione armata autonoma della popolazione e che può essere una cosa molto ordinata. Ci possono essere delle milizie operaie estremamente disciplinate. Nella rivoluzione russa fu così. Quando Trotsky, come dicevamo, a capo del comitato militare organizza l'insurrezione d'ottobre, è tutto molto ordinato. Ci sono queste milizie, le guardie rosse, operai, soldati, armati, disciplinati, con dei vanno, prendono il controllo dei principali palazzi del potere, quasi senza colpo ferire. Tanto che Trotsky racconta nella storia della rivoluzione russa, c'erano alcuni borghesotti, ben pensanti, che dicevano, ma questa non è una rivoluzione, dov'è il sangue, dov'è il caos, dov'è... Perché la milizia operaia era ben organizzata e fece bene il suo lavoro. Quindi vuol dire che le armi, la forza, non sono il monopolio di un apparato repressivo particolare, di una casta militare, ma sono nelle mani delle masse lavoratrici. O meglio, sono a disposizione dei lavoratori, anche se non se le portano addosso tutti i giorni, sono a disposizione dei lavoratori per portare avanti i loro interessi. Quindi questa è la prima caratteristica, le milizie operaie. Secondo, nella Comune c'erano consiglieri eletti a suffragio universale nei vari quartieri di Parigi, responsabili e revocabili in qualsiasi momento, e che erano tutti o operai o rappresentanti riconosciuti della classe operaia. E attenzione, non solo eletti, perché quello, eletti e revocabili, cioè vuol dire in qualsiasi momento dall'istanza che eletti. Vuol dire che se tu, eletto, non fai quello per cui sei stato eletto, vieni revocato e sostituito da un altro. Questo è un meccanismo estremamente importante. Infatti non c'è nel sistema borghese. Tu eleggi uno, 5 anni, poi ne riparliamo. Invece qua sono immediatamente revocabili in qualsiasi momento. E poi, chiunque svolgeva un incarico pubblico doveva farlo per un salario operaio, per un salario equivalente a quello di un operaio. Nel semistato operaio non serve un esercito di funzionari con tutta la loro gerarchia, i militari, colonnello, tenente colonnello, sottocolonnello, tutti quei privilegi dei burocrati, le gerarchie, le strutture, non serve tutto questo, la corruzione. Serve qualcosa di molto più semplice, delegati dei lavoratori che hanno un salario operaio e che sono revocabili in qualsiasi momento.
Quindi tutto questo potere viene ridotto al minimo. Sei revocabile, hai un salario uguale a quello di un operaio, non hai privilegi. Questo è il carattere del... Infatti Marx prende in giro la borghesia, perché dice, la borghesia parla di Stato a buon mercato, lo Stato leggero, il laissez-faire, no? Lasciate che gli imprenditori... lo Stato non deve essere opprimente. E poi c'hanno questo apparato repressivo, micidiale. E invece dice, volete lo Stato a buon mercato? Eccolo lo Stato a buon mercato, la Comune di Parigi, che ha tagliato le due fonti principali di spesa, l'esercito permanente e la burocrazia statale. E c'ha i suoi delegati, coi salari operai, c'ha le sue milizie di lavoratori organizzate. Quello è lo vero Stato a buon mercato. E queste caratteristiche della Comune di Parigi le ritroviamo in tutte le esperienze di rivoluzione proletari. Prendiamo i Soviet nel 1917, hanno queste caratteristiche. Hanno le loro milizie, i delegati nei Soviet sono revocabili in qualsiasi momento e tutti, chiunque abbia un incarico pubblico, anche Lenin che era il presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo, tutti questi hanno un salario operaio. E forme di questo tipo le vediamo in tutte le rivoluzioni, magari le vediamo in forma incompleta, le vediamo in forma imperfetta, perché magari quelle rivoluzioni non hanno vinto. E quindi questi organismi non sono arrivati al potere, ma in tutte le... e quindi non possono svilupparsi, non possono completarsi, ma esistono e hanno delle caratteristiche comuni. Se noi prendiamo la rivoluzione in Germania tra il 18 e il 23, ci sono consigli di operai, marinai, contadini. E nel biennio rosso in Italia abbiamo i consigli di fabbrica. Nella rivoluzione spagnola degli anni 30 c'erano le milizie operaie e contadine. Nella rivoluzione politica in Ungheria dal 1956 hanno un ruolo centrale i consigli operai. Si formano delle forme di soviet persino nella rivoluzione iraniana del 1979, prima che venga sconfitta. Possono prendere nomi diversi, assemblee popolari, giunte popolari, consigli, comitati, quello che volete, ma hanno queste caratteristiche di essere organismi nuovi della classe lavoratrice, dove ci sono i loro delegati che rispondono alla loro base. Quali forme vedremo nella nostra epoca? Questo non possiamo dirlo. Engels dava un consiglio alla socialdemocrazia tedesca, dice nel vostro programma invece di usare la parola Stato usate la parola comune, come la Comune di Parigi. Noi però non credo che possiamo seguire questo consiglio, perché se diciamo comune, qua sembra il comune di Cormano, e per cui dovremmo usare un'altra parola. Ma qual è però l'aspetto essenziale? Che lo vedremo come Marx, come Lenin, lo vedremo in base al movimento reale delle masse. Appunto, la comune non se l'ha inventata Marx. Marx l'ha vista e dice, questo è il modello. I soviet non l'hanno inventato i bolscevichi. Lenin li ha visti, dice, questo è lo strumento del potere operaio. Gramsci in Italia diceva, qual è l'equivalente in Italia dei soviet? E lo vede nei consigli di fabbrica delle fabbriche. Cioè, lo vedremo quando succederà e dovremo avere lo stesso approccio di imparare dalla lotta di classe come hanno fatto i grandi rivoluzionari del passato. E peraltro, nella democrazia operaia, gli organi rappresentativi si trasformano radicalmente. Cioè, i soviet non sono mulini di parole. Nella democrazia proletaria non c'è la divisione dei poteri, esecutivo, legislativo, giudiziario, che si bilanciano a vicenda. No. Lenin lo dice, i delegati della Comune del Soviet non devono parlare, devono lavorare. Devono fare le leggi, ma devono pure applicarle e verificare che vengono applicate e verificare i risultati delle leggi che hanno applicato. E poi devono risponderne a chi li ha eletti. E se non ne rispongono, vengono revocati. E quindi devono riunire assieme il potere esecutivo e legislativo. E magari i soviet non nominano pure i tribunali popolari e così mettono assieme anche il potere giudiziario e facciamo l'unplane. Perché questo è l'aspetto, cioè sono i rappresentanti dei lavoratori, è da lì che arriva la legittimità ed è in quel senso che devono operare. Non devono essere i mulini di parole come i parlamenti borghesi. E un altro aspetto. Nello Stato operaio c'è il restringimento della libertà per la vecchia classe dominante, per i vecchi sfruttatori che devono essere repressi per impedire che tornino al potere. Ma c'è un grande allargamento della democrazia per la classe lavoratrice, che non diventa più la democrazia per i ricchi, la democrazia per una minoranza, ma diventa la democrazia della maggioranza, la democrazia dei lavoratori, la democrazia dei poveri. Lo Stato operaio ridurrà la giornata di lavoro e aumenterà il tempo libero per poter partecipare alla gestione della società. Lo Stato operaio garantirà un'istruzione di qualità per tutti,
e questo aumenterà il livello culturale generale, la capacità dei lavoratori di adempiere una serie di funzioni. Cioè, metterà la maggioranza della popolazione in condizione di gestire il potere statale. E Lenin lo dice, dobbiamo spogliare le funzioni statali da ogni alone mitico, come di un'attività complessa che ci vogliono degli specialisti per farle, eccetera, eccetera. Faccio una citazione su questo, dice Lenin. La civiltà capitalistica ha creato la ferrovia, la posta e il telefono. Su queste basi la grande maggioranza delle funzioni del vecchio potere statale si sono a tal punto semplificate che possono essere ridotte a semplici operazioni di registrazione, iscrizione, controllo, che possono essere compiute da qualsiasi cittadino con un minimo di istruzione e in cambio di un salario operaio. Lenin diceva questo vedendo le ferrovie e i telefoni del 17. Chissà cosa avrebbe detto se avesse visto internet, l'apparato di Amazon, l'intelligenza artificiale. Cioè, tutte queste funzioni possono essere semplificate, ridursi a contabilità, sorveglianza, controllo, che può essere fatto appunto da qualsiasi lavoratore istruito che abbia il tempo per farlo. E questo è il semistato, in cui appunto ci sono funzioni molto semplificate che possono essere adempiute da tutti a turno. E se tutti sono burocrati a turno, nessuno è un burocrate. Questo porta verso una estinzione della burocrazia. Tutto questo, questo semi-stato operaio con queste caratteristiche, la revocabilità, gli organismi, la partecipazione pubblica, la democrazia larga, è tutto molto bello. Ma, spiega Lenin, non è ancora il comunismo. Marx con il comunismo intende una società senza classi e senza Stato, dove vale il principio da ognuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo le sue necessità. Questo, che è il vero obiettivo, non può essere applicato immediatamente. È qualcosa di che non può essere applicato molto. Perché? Perché la società socialista non sorge come ce la inventiamo noi, ma Marx spiega che la società socialista sorge dal seno della società capitalista e ne porta tutte le macchie, e ne porta tutte le impronte, ne porta tutte le cicatrici della società capitalista. E quindi non possiamo immediatamente liberarci delle classi sociali, non possiamo immediatamente liberarci dallo Stato e non possiamo garantire immediatamente l'applicabilità del principio a ciascuno secondo il suo bisogno. Le cose sono un po' più complicate. E all'inizio ci vuole una prima fase in cui è ancora necessario lo Stato. E non solo è necessario per l'autodifesa contro i tentativi di controrivoluzione della borghesia, ma è necessario anche per sviluppare le forze di produzione. Il compito principale del semi-stato operaio è quello di espropriare la borghesia dei mezzi di produzione, è quello di instaurare il controllo operaio sulla produzione ed è quello di iniziare, avviare la pianificazione dell'economia. Grazie alla gestione razionale delle risorse nell'interesse della collettività e non nell'interesse del profitto di pochi, aumenterà enormemente la produttività del lavoro, aumenteranno le risorse a disposizione, aumenteranno anche i prodotti a disposizione della società. E questo potrà creare le condizioni per arrivare appunto a quello che effettivamente è il comunismo. Marx, nella critica al programma di Gotha, parla già di due fasi del comunismo. A volte vengono chiamate, la prima fase viene chiamata socialismo e la seconda fase viene chiamata comunismo. E nella prima fase, sì, possiamo espropriare i mezzi di produzione, ma ancora non possiamo applicare il principio a ciascuno secondo il suo bisogno. Possiamo fare, ognuno ha uguale parte di lavoro, uguale parte della distribuzione del prodotto. Cioè, i prodotti, i beni di consumo dovranno ancora essere divisi non in base al bisogno, ma in base al lavoro svolto. In cambio di una parte di lavoro che ciascuno fornisce, avrà diritto ad avere in cambio una parte del prodotto sociale. E questa è un'uguaglianza formale, ma appunto un'uguaglianza formale che non tiene conto delle differenze. Non tutti gli uomini sono uguali. E se tu dai uguale a tutti, c'è chi ha
quattro figli, c'è chi ha particolari problemi, c'è chi ha e quindi se dai uguale a tutti c'è una differenziazione di fatto. Ma appunto non si può fare diversamente. E qua si vede come Marx non è che sia utopista, che dice come vorrei che fosse la società, ma cioè cosa si può ottenere nell'immediato. E nell'immediato dovremo ancora fare ricorso a questa uguaglianza formale che alla fine è un residuo di ordinamento giuridico borghese. Però in una prima fase non potremo fare a meno di applicare questo residuo di ordinamento giuridico borghese, almeno nell'attesa che si sviluppino le forze di produzione. E anche lo Stato, da questo punto di vista, Engels dice addirittura è un male che viene lasciato in eredità al proletariato, perché dove c'è repressione non ci può essere libertà, anche se quella repressione viene condotta dalla maggioranza contro la minoranza. E infatti quando i socialdemocratici fanno il programma del partito mettono dentro noi siamo per uno Stato popolare e libero, e gli dice no, Stato libero è teoricamente sbagliato, perché, cito Engels, finché il proletariato ha bisogno dello Stato, ne ha bisogno non nell'interesse della libertà, ma nell'interesse dell'assoggettamento dei suoi avversari. Quando diventa possibile parlare di libertà, allora lo Stato non servirà più. E questo è, anche Lenin ritorna su questo, cioè noi non siamo utopisti, che poi dice che sognano di fare, dice che rimandiamo la rivoluzione fino a quando l'uomo non sarà cambiato e quindi potrà fare a meno di qualsiasi forma di controllo. No, no, noi vogliamo fare la rivoluzione con l'uomo di oggi, con l'uomo di oggi che esce dalle brutture del capitalismo e che per un periodo avrà ancora bisogno di forme di subordinazione, di controllo, di sorveglianza, di contabilità, perlomeno in una prima fase. Poi, quando l'economia si sarà sviluppata, quando le forze produttive saranno arrivate al punto di garantire una sovrabbondanza di tutto quello di cui è necessario, allora il discorso potrà cambiare, allora si potrà applicare davvero il principio di Marx. Da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo le sue necessità. E a quel punto saranno anche scomparse le classi sociali. I proletari non saranno più costretti a vendere la loro forza lavoro, e una volta che i borghesi gli avremo tolto il potere politico, gli avremo tolto il potere economico, li avremo espropriati, disarmati, limitati alle libertà, insomma, anche loro, in una società con quello sviluppo di forze di produzione, come classe, andranno a scomparire e non ci sarà più bisogno di reprimerli. E a quel punto anche il semistato si sarà a tal punto diluito nella società fino a che veramente sarà scomparsa ogni burocrazia. Cioè, più la democrazia e la partecipazione delle masse si allargano, tanto più il potere statale diventa superfluo. E spiega Lenin, gli uomini si abitueranno a osservare le regole elementari della convivenza senza costrizioni, senza il bisogno di alcun apparato repressivo. Engels dice, avremo finalmente una generazione cresciuta in condizioni sociali nuove, libere, che possa scrollarsi dalle spalle tutto il vecchio ciarpame statale. E allora sì, potremo relegare lo Stato nel museo delle antichità. Come abbiamo detto, lo Stato non è sempre esistito, nasce quando nascono le classi sociali. E se noi riusciremo ad arrivare a una società senza classi sociali, che è il nostro vero bene, potremo anche fare a meno dello Stato. Solo che c'è una differenza. Nel comunismo primitivo lo Stato non esisteva perché c'era così scarsità che non c'era niente da fare e quindi non serviva neanche lo Stato. Ma invece qui potremmo avere un comunismo, non un comunismo primitivo della scarsità, ma un comunismo avanzato della sovrabbondanza garantita dalla pianificazione socialista, dove tutti hanno quello di cui hanno bisogno e possono vivere liberamente senza avere un gendarme che li controlla ogni due per tre. Ed è appunto questo il vero obiettivo che ci vogliamo dare. E quindi lo Stato operaio ha per forza di cose una natura temporanea, una natura transitoria. La dittatura del proletariato è un passaggio verso una società senza classi e senza Stato. Anzi, più il semistato si sviluppa, più si autoestingue di fatto, perché più aumenta la partecipazione, più aumenta la democrazia, più aumenta la turnazione nella gestione della società, più viene meno la ragione stessa di esistere di questo Stato. E quindi, come diceva Engels, lo Stato non si abolisce
ma si estingue quando ne vengono meno i presupposti sociali, economici e culturali. E questo non è solo un aspetto teorico, astratto. Lenin, Trotsky presero molto seriamente questo aspetto del semi-stato che deve tendere ad estinguersi. Si può dire che Lenin e Trotsky, dopo la rivoluzione d'ottobre, quando costruiscono il regime bolscevico, valutano i progressi verso il socialismo nella misura in cui si riesce a ridimensionare il ruolo della macchina statale. E loro erano molto onesti su questo. C'è la famosa frase di Lenin: i soviet più l'elettricità non fanno il comunismo. Non ingannava le masse che c'è la nostra una società comunista. No, ci siamo all'inizio. Abbiamo i soviet, la democrazia operaia, e abbiamo l'elettrificazione, abbiamo migliorato l'industria, ma questo è il primo passo. Per arrivare al comune dovremo fare molto di più. E Trotsky, quando polemizza con Stalin, con la burocrazia, Stalin e la burocrazia stalinista sostenevano di aver raggiunto il comunismo. Questo era quello, e lo dicevano: come potete aver raggiunto il comunismo se avete un mostro burocratico totalitario di Stato? Il comunismo lo raggiungerete quando il semistato si sarà estinto, ridimensionato. Qua invece lo Stato si diventa sempre più pesante. Come potete, voi vi state allontanando dal comunismo, altro che avvicinarsi. Quindi prendevano questa questione non come la teoria della domenica e poi lunedì si andava a fare la pratica quotidiana, ma valutavano le misure della loro politica concreta nella Repubblica Sovietica, la valutavano sulla base di questo principio, su questi ragionamenti sullo Stato. Ed è su queste basi che possiamo capire meglio la polemica con gli anarchici, e su questo vado a chiudere. Kautsky, i dirigenti facevano una polemica con gli anarchici unilaterale. Diceva: i marxisti, Kautsky e loro, vogliono conquistare il potere statale. Gli anarchici vogliono distruggerlo. Quale potere statale volete conquistare? Quello operaio? Quello borghese? C'era. E lui dice: no, noi vogliamo distruggere il vecchio potere statale, esattamente come gli anarchici. E su questo non ci deve essere il minimo dubbio. E come gli anarchici vogliamo arrivare a una società in cui non ci sia alcuna forma di Stato, una società libera da qualsiasi forma di repressione statale. Quindi anche l'obiettivo è lo stesso. Cambia quello che c'è in mezzo. Cioè, la differenza con gli anarchici è che pensiamo che non si può abolire lo Stato dall'oggi al domani. Il fine è quello, ma prima serve una fase transitoria. Appunto, non c'è l'uomo di domani, no, c'è l'uomo di oggi, la società che sorge dal capitalismo, e allora ci vuole lo Stato operaio per reprimere la borghesia, per impedire e non è un compito da poco, ragazzi, adesso io, cioè, dobbiamo impedire alla borghesia di tornare al potere. Durante la rivoluzione russa, 21 eserciti stranieri hanno dovuto mettere insieme l'Armata Rossa, che era un esercito di 5 milioni di persone, per combattere contro la controrivoluzione. Quindi non è una bazzeccola, quindi dobbiamo difenderci dalla borghesia e dobbiamo sviluppare l'economia pianificata. Questi sono i compiti che abbiamo. Quando avremo fatto questo, quando avremo schiacciato la borghesia che non potrà più nuocere, quando avremo sviluppato, allora lì sì, si potrà parlare di una società senza classi, senza Stato. Ma prima sarebbe prematuro. E se tu dici: non voglio fare lo Stato operaio, Engels diceva: è come deporre le armi. È come deporre le armi. Cioè, tu fai la rivoluzione, rovesci, e poi dopo al momento gli dici: basta, ma mi fermo. E se quelli vogliono tornare al potere, che fai? Ecco. Questo, e quindi la critica contro l'anarchismo non è perché l'anarchismo è troppo rivoluzionario, ma perché è troppo poco, perché serve anche lo Stato operaio. E come può difendersi la classe operaia una volta che ha preso il potere senza utilizzare i poteri statali? Ed Engels polemizza con tutte le concezioni anti-autoritarie e lo spiega abbastanza bene, dice: voi non volete l'autoritarismo, ma sappiate, la rivoluzione è una cosa molto autoritaria. Una parte della popolazione impone la sua volontà all'altra parte con fucili, baionette e cannoni. Il partito vittorioso, se non vuole aver combattuto invano, deve continuare questo dominio col terrore che le sue armi ispirano ai reazionari. Ecco, questo per capire com'è la concezione. Ora, il tempo che ho è finito e vorrei però concludere con un aspetto che è abbastanza importante. Ora, tutto questo è uno scenario estremamente che dimostra le potenzialità a cui è arrivata la società umana, con quello che ha costruito, con il progresso
che l'umanità ha raggiunto e che gli potrebbero avere, oggi ci sarebbero gli strumenti per aprire una strada importante. La presa del potere dei lavoratori, l'espropriazione della borghesia, avviare veramente la società verso una maggior forma di libertà, una maggior forma di controllo, senza l'oppressione dello Stato, senza l'oppressione delle classi. Ed è uno scenario estremamente, non solo affascinante, ma che nasce dalle possibilità concrete che esistono nella società, grazie alla classe operaia, grazie al ruolo che svolge nella società, grazie alla tecnologia che è stata sviluppata. E dice, guardate che possibilità si potrebbero aprire di fronte all'umanità. Ma tutto questo, né la prima fase del comunismo, né la seconda, niente di tutto questo è ineluttabile. Niente di tutto questo arriverà da solo. Mai in nessun passaggio leggerete di che dicono è inevitabile che arriverà il socialismo, è inevitabile che lo Stato si estinguerà. Questo mai lo sentirete, perché ci deve essere l'azione cosciente della classe lavoratrice. E se non si può introdurre il comunismo tout court, però si può subito fare la rivoluzione proletaria, si può subito rovesciare la borghesia, si può subito espropriarla, si può subito avviare la pianificazione. Questo si può fare immediatamente, si può fare domani. Ma se questo non verrà fatto, tutto questo futuro di possibilità, di potenzialità del genere umano verrà completamente reso impossibile. E l'alternativa c'è sempre, non è inevitabile. O c'è questo sviluppo, per questo progresso dell'umanità, o c'è il regresso del genere umano. O il socialismo o la barbarie. Non c'è nessuna strada garantita, inevitabile, ineluttabile che porterà in tutto questo. Ci vuole l'azione cosciente. E il senso della nostra battaglia politica è esattamente questo. Perché se lasciamo le cose nelle mani della borghesia, dello Stato borghese, di questa società marcia, noi non avremo nessun avanzamento della società, ma avremo un profondo arretramento. Avremo la devastazione ambientale, avremo le guerre imperialiste, avremo l'imbarbarimento, e già lo vediamo in alcune parti del mondo, la barbarie che avanza. E quindi non avremo nulla di tutto questo se non ci sarà un'azione cosciente, se non ci sarà un'azione rivoluzionaria cosciente in quella direzione. E il lavoro che facciamo noi è quello di costruire il partito, l'organizzazione, per dare corpo a questa prospettiva. E questa è la battaglia che stiamo facendo, socialismo o barbarie. Dobbiamo costruire per questo, per muoverci nella direzione giusta. E dobbiamo ricordarci di questo nella nostra attività politica quotidiana, quando andiamo a vendere il giornalino, quando parliamo col contatto, che non stiamo facendo qua la battaglia per avere 5 militanti in più di OSA, per avere 10 like in più al nostro post. Cioè, a noi ci interessa questo, ci interessa aprire una nuova pagina della storia dell'umanità, ma questo non si farà da solo, senza la costruzione di un partito rivoluzionario. E noi su quello che dobbiamo muoverci, ed è per questo che abbiamo il senso di urgenza e della battaglia che stiamo facendo in tutta l'internazionale, e noi dobbiamo fare la nostra parte qua da noi.